Il racconto di questa casa, Alice in Wonderland, potrebbe iniziare con C'era una volta e c'è ancora. Questo perché nel nostro modo di progettare, di operare, cerchiamo di mantenere e conservare come elementi principali e che contraddistinguono la casa e il progetto gli elementi precedenti al nostro intervento. L'incontro con Isa e Marco è nato dal fatto che abbiamo già lavorato per loro in passato, per altre case, quindi c'era già una consolidata fiducia nel nostro rapporto. È curioso il fatto che loro trovano questa casa, ne rimangono affascinati, e le persone che abitavano questa casa sono vicendevolmente affascinati dalla casa in cui abitavano prima Marco e Isa, una casa minimale nei toni, negli arredi, quindi diametralmente opposto a questa. Pur essendo due case in affitto, poi si sono in qualche modo scambiati le case, si sono messi d'accordo per venire loro a abitare in questa casa, e questi antiquari invece sono andati a abitare nella casa di Isa e Marco. Lo spazio in origine era una casa completamente tappezzata, sia sulle pareti sia sul soffitto, ed era così bella e affascinante l'atmosfera che non potuto tenerne conto per il nostro progetto. Abbiamo pensato di sovrapporre a questo codice una seconda pelle fatta di un rivestimento in cartongesso che fodera le pareti parzialmente. Cataparati diventa una sorta di un po' di icona della casa borghese, rappresenta la storia di chi aveva abitato. Questo derma bianco diventa invece espressione della contemporaneità. Sono delle geometrie che ci aiutano poi a mettere in evidenza anche degli elementi di arredo e a creare in questo palcoscenico due dimensioni dove sia gli arredi che le persone possono riconoscersi o disconoscersi. Uno degli aspetti interessanti di questo progetto è la dimensione prospettica. Possiamo vedere che percorrendo la casa ogni angolo è bello, ogni prospettiva è interessante, in continuità, senza mai interrompersi. La sala da pranzo è una sorta di cerniera tra la dimensione privata e la dimensione più pubblica della casa. Tutti gli ambienti sono, da un punto di vista progettuale, strettamente interconnessi tra di loro al fine di creare un'armonia di percorso. In questa sala vedete per esempio come la scelta della carta da parati è una scelta che porta lo sguardo verso l'esterno, verso il terrazzo. Nello stesso tempo il tema dell'edera si connette al tema floreale della carta da parati presente nel salone. Cercare di far sì che ogni elemento possa sempre trovare nella diversità ma un dialogo con l'altro. Così come Alice nel suo viaggio da una dimensione all'altra ritrova se stessa, siamo riusciti con questo progetto a coniugare gli aspetti razionali e funzionali con una dimensione più fantasiosa e fantastica rappresentata dalla decorazione.